Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di solidarietà digitale, in particolare letteraria e culturale. Sappiamo bene che in questo periodo di quarantena sono stati messi a disposizione gratuitamente alcuni libri da scaricare, quindi ci sono tantissime scelte. Alcuni canali che di solito sono a pagamento, come Sky, ad esempio, ha messo a disposizione gratuitamente una sezione particolare della quale vi parlerò dopo. E poi ci sono anche tante possibilità di visite virtuali in diversi musei. E oggi io volevo raccontarvi un po' quello che ho trovato io, le cose che ho un pochino esplorato e consigliarvele perché magari possono essere utili e interessanti per qualcuno. Partiamo dai libri che le case editrici hanno messo a disposizione. Nel sito della casa editrice Dedalo è possibile scaricare parecchi libri in PDF. Io sono andata a vedere, ce n'erano alcuni molto carini che ho scaricato perché mi incuriosiscono e poi se volete potrete scaricare una copia della rivista di divulgazione scientifica Sapere. E anche questa secondo me comunque è molto interessante. Poi la casa editrice Il Saggiatore mette a disposizione un libro da scaricare gratuitamente accessibile alla pagina Solidarietà presente sul loro sito. Però attenzione perché il libro non è mai lo stesso, cambia ogni 2 giorni e dopo questi 2 giorni non sarà più possibile scaricarlo. Io ad esempio ne volevo scaricare uno che tra l'altro ho visto sul canale YouTube di Melania Costantino che saluto, però quel libro quando sono arrivata io sul sito non era più disponibile, quindi non l'ho potuto scaricare. Pazienza, poco male, nel senso che poi magari riuscirò a reperirlo in altri modi, però ve lo dico, ve lo segnalo perché dovete tenere d'occhio il sito, altrimenti rischiate poi di perdere qualcosa che vi interessa. Poi la casa editrice Biblioteca Edizioni permette invece di richiedere via mail l'invio gratuito di un PDF di qualsiasi testo che sia presente sul loro catalogo, c'è narrativa, manuali anche di cucina, eventualmente ci sono libri di storia, quindi secondo me è veramente interessante andare ad esplorare il catalogo. La casa editrice Gallucci invece pensa anche ai più piccoli perché è possibile scaricare dei libri per ragazzi e per bambini, tra cui anche delle rare edizioni di Collodi. Io sono andata a vedere e devo essere sincera, me li sono scaricati tutti, quelli che erano disponibili, anche se sono per bambini, perché li ho trovati veramente fatti bene. Sono edizioni rare comunque e quindi può essere un'occasione. La casa editrice Edizioni Gabriele invece mette a disposizione dei testi spirituali e secondo me questo può essere un tema che può essere ricercato da una piccola parte di persone, perché anche i temi spirituali, secondo me, in questo momento particolare che stiamo vivendo, per chi è credente e per chi ha fede, potrebbero essere una lettura interessante. Quindi ho pensato di inserirlo, perché comunque non ci sono tantissime case editrici che trattino questi temi e che li mettano a disposizione gratuitamente, e quindi mi è sembrato molto importante inserire anche questo argomento. Poi per gli appassionati di fumetti ci sono interessanti iniziative, ad esempio un Bonelli al giorno che mi sta piacendo tantissimo perché ogni giorno mette un fumetto di Bonelli da scaricare gratuitamente. Io alcuni li ho persi perché rimangono a disposizione solo un giorno, poi non potete più scaricarli. Però altri sono riuscita invece a reperirli e li leggerò molto volentieri. Poi per gli appassionati di Diabolik ci sono dei numeri scaricabili gratuitamente, mi sembra che siano 6 o 7, comunque anche quelli io li ho scaricati tutti perché quando ero ragazzina li leggevo e quindi mi fa piacere rileggere qualcosa. Poi per gli appassionati c'è anche la possibilità di scaricare alcuni fumetti di Linus e quindi secondo me ce n'è un po' per tutti i gusti, sia per chi si vuole rilassare con un fumetto, per chi magari ha dei bambini e vuole scaricare qualcosa per loro, ma anche per chi vuole cose più impegnate, più serie, più di spessore, ci sono tantissime offerte. E poi per chi ama gli audiolibri, invece c'è la possibilità su Rai Replay Radio di scaricare più di 100 audiolibri gratuiti, quindi anche questa secondo me è un'ottima iniziativa. Tra l'altro io volevo provare questa cosa dell'audiolibro perché mia madre me ne parla sempre, lei li ascolta spesso, ma io non ho mai provato perché di solito preferisco leggere, personalmente, però questa cosa comunque potrebbe essere interessante.
da provare, soprattutto se c'è poi la possibilità di poterlo fare gratuitamente, quindi in questo periodo di quarantena, perché no? Adesso invece passiamo ai musei e ai documentari. Intanto sul sito di Sky Arte vedrete che ci sono dei video con scritto sotto ingresso libero, ecco, quelli sono i video che voi potrete visionare gratuitamente. L'altra volta parlavano di Leonardo da Vinci, poi ho visto il documentario sulla costiera amalfitana, quindi davvero un ricco palinsesto, esploratelo perché è molto interessante. Poi un'iniziativa che mi è piaciuta moltissimo è la possibilità di visitare in modo virtuale, ovviamente, gratuitamente alcuni dei musei tra i più belli e i più grandi del mondo. Ad esempio, potrete visitare il Louvre che si trova a Parigi, l'Hermitage che si trova a San Pietroburgo, gli Uffizi di Firenze, potrete vedere il Museo archeologico di Atene e ce ne sono tantissimi altri. Tutti veramente bellissimi, sono quei musei che io vorrei sicuramente visitare di persona appena sarà possibile, ma in attesa di poterlo fare, un giro virtuale in questi musei me lo faccio volentieri, quindi anche di questo vi lascio tutto giù in info box. Come vedete sono tutte iniziative culturali, carine, interessanti, poi ricordatevi anche che i libri, ad esempio, che scaricate gratuitamente oggi, poi li avrete per sempre, perché poi comunque una volta che avete il PDF sul computer, non è che qualcuno ve lo chiederà indietro, quindi lo potrete sempre conservare. Quindi è un'iniziativa, secondo me, che oggi ci permette di passare questo tempo di quarantena, ma che domani comunque noi ci ritroveremo comunque ad avere e farà parte del nostro patrimonio letterario e culturale. Quindi trovo veramente che le iniziative che sono state prese per aiutarci ad affrontare questo periodo siano davvero interessanti e di spessore. Bene, io vi ho dato solo qualche piccolo consiglio, però spero di esservi stata utile, di avervi tenuto magari anche un po' compagnia. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.